Alice Lagresso, figli dell'Apocalisse 360. Qui con noi Baldovino di Tap Rack Bang. Io devo guardare di qua per guardare te, è una cosa stranissima, che è perché ho gli schermi invertiti. Io sono Barlo degli Arcade Boys e lui è Baldo di Tap Rack Bang. Com'è? Molto bene, molto bene. Purtroppo non c'è ancora l'apocalisse zombie, ma noi continuiamo a sperare. Cazzo, io quando è partito sto virus, arriva il virus Covid-19, minchia sì, che produce gli zombie, mega influenza, zombie, io ero già tutto, e invece no, mascherine e ammucchina. Sì, raga, ci facciamo andare bene anche questa mini apocalisse, tanto per entrare solo nel clima di ansia e di paranoia, però parleremo di tutti i casi di apocalisse in modo che avremo delle skills in più nel caso succeda qualcosa di veramente catastrofico e videoludico, ma altrimenti sono skills che ci servono anche nella vita di tutti i giorni e ci divertiamo nel frattempo, cosa da non sottovalutare. Esatto, d'altro oggi siamo anche matchati con la divisa senior juniores, quindi stiamo in fissa. Allora, il video si chiama kit di sopravvivenza. Allora, facciamo intanto dei punti. Kit di sopravvivenza non è quello che compri di Amazon con dentro due cacate e dici vado nel bosco con questo. No, insomma, ci sono delle differenze. Piuttosto che niente è meglio piuttosto. Però, insomma, voglio dire, siccome una scatoletta di latta la potete recuperare e la roba con pochi euro ve la comprate, in totale vi costa meno di un kit di sopravvivenza pronto. Why not? Voglio dire, facciamocelo, no? Potremmo farlo in live qua, un kit di sopravvivenza tutti insieme, ma la prossima puntata, perché questa puntata vi dobbiamo spiegare a cosa serve. Che sembra una domanda del cazzo, ma in realtà serve chiedersi le cose. A cosa serve il kit di sopravvivenza? Quindi, kit di sopravvivenza, a cosa serve? Il kit di sopravvivenza è un qualcosa che ti serve per sopravvivere. Ma va! È un discriminante tra vivere e morire, perché ci sono cose che non, ovviamente non in città, dove non mi porto un kit di sopravvivenza, ma eventualmente un'altra cosa di cui parleremo, cioè l'EDC, l'Everyday Carry, ma ci sono cose anche semplicemente in un bosco che ti possono uccidere, anche nel bosco dietro casa, se stai 3 ore esposto a una temperatura eccessivamente bassa, perché a dicembre puoi morire, è la famosa regola del 3. Quindi il kit della sopravvivenza deve rispettare dei parametri, ossia dove abito. Se abito in città, in montagna o al mare, ad esempio, o abito nel deserto, non mi porterò le cose che mi porterei sull'Himalaya, ok? Quindi, certo. Dove abito? Dove devo andare? E cosa potrebbe servirmi? Se abitate in città e contate di sopravvivere a un'emergenza cittadina, non penso che nel kit di sopravvivenza ci mettete l'amo da pesca, col filo da pesca e i piombini. Soprattutto se come me non sapete pescare, non ve lo porterete neanche nel bosco l'amo col filo. Ok. Allora, ricordati però, Barlo, che con gli ami si prendono anche gli uccellini. Sì. È illegale e è immorale se lo fai che non stai, morendo. Mm-hmm. Però un amo è bracconiere. Se no sei un bracconiere. Tap Rack Bang è passione bracconaggio. Allora, comunque no. Volevamo dire, ci sono kit di sopravvivenza in base a quello che dovete fare. Costruiremo passo passo 3 diversi kit di sopravvivenza, ok? Uno per la città legale, che è l'EDC. Uno per la città, quindi per sopravvivere in città in caso di apocalisse zombie, quindi con dentro anche armi e munizioni, quindi in quel caso la legge siamo noi. E uno per un'emergenza outdoor, diciamo boschiva, ok? Quindi con tutte le cose che ci serviranno nel bosco. Faremo questi 3 episodi con questi 3 kit di sopravvivenza diversi, dove cercheremo di fare dei kit a cui possiamo affidare la nostra vita spendendo il meno possibile, perché comunque è inutile andare a comprare le robe mega costose. Tu devi avere le capacità di sopravvivere e poi avere un'attrezzatura decente. Ho visto in vendita un kit di sopravvivenza da 1700. Sì, che se te lo fai tu ne spendi 500 massimo. Ma anche 250. Ok, quindi una cosa, ecco, kit di sopravvivenza. La seconda cosa è la regola del 3. Un kit di sopravvivenza deve rispettare la regola del 3. Esatto. La regola del 3 cos'è? Quello che ci dice, che quello che dicevamo prima, che ci può uccidere. L'alcolismo. La l'ex moglie. No. L'ex moglie soprattutto, no. Alcuni di questi 3 sono imparabili, cioè se ti capitano questi 3 qui, pace, nel senso, 3 minuti senza aria e sei morto. E io vorrei vedere chi è che si porta nel bosco un respiratore subacqueo.
ma 3 ore esposto a degli agenti atmosferici troppo avversi ti possono uccidere. 3 giorni senza bere ti possono uccidere, o 3 settimane senza mangiare ti possono uccidere. Ciumbia. Siccome 3 giorni sono già un periodo abbastanza lungo, evitiamo di preoccuparci dei 3 minuti e delle 3 settimane. Sì, anche perché i 3 minuti senza aria, sì, allena l'apnea. Però nessuno appunto va in giro col respiratore, perché nel caso che vado sott'acqua, insomma, è un peso inutile, eccessivo. E vabbè, quella se ti capita, ti capita. Era per dire. Però, e anche le 3 settimane senza cibo, perché se io sono in giro per un bosco da 3 settimane e non mi sono fatto trovare, oppure non ho trovato la via di tornare nella civiltà, mi merito di estinguermi. Quindi, oppure magari riesco anche a catturare, non lo so, uno scoiattolo, mangiarlo e prendermi la rabbia. 3 giorni senza bere mi uccidono, mangiare senza bere mi uccide, quindi perché ricordiamo che per digerire e processare il cibo servono i liquidi, serve l'acqua. Ti disidrati, mangi senza bere e ti disidrati. Ora, occupandoci dei 2-3 che ci interessano, cioè 3 ore esposto agli agenti avversi e 3 giorni senza mangiare, possiamo costruire un kit che nei 3 giorni ci consenta di fare quello che serve per arrivare in fondo a 3 giorni e essere salvi. Quindi navigazione, segnali, fuoco, riparo, queste cose qui. Io non sono un istruttore di sopravvivenza, anche se ho avuto e ho amici istruttori di sopravvivenza che mi hanno insegnato tantissimo. Non voglio dire che io sono un istruttore di sopravvivenza, ma queste sono cose base. Se voi chiedete al vecchietto di 70 anni che vive nella baita nel bosco, che fa il boscaiolo, sì, questo qui lui le sa di suo. Quindi in un kit di sopravvivenza, nel termine più assoluto, diciamo che siete fuori casa e dovete sopravvivere, deve coprire questa emergenza dalle 3 ore fino ai 3 giorni. Quindi serviranno fuoco, riparo, segnali per farsi trovare e navigazione per rientrare nella civiltà. Principalmente sono queste 4 cose qui. Io poi aggiungerei dei contenitori, quindi delle borracce per dell'acqua e un piccolo kit medico per i traumi e le prime cose. Che fa parte della navigazione, perché se io sono ferito non riesco a tornare alla civiltà. Aggiungiamoci anche la purificazione dell'acqua in qualche modo, sì, ci sono tantissimi e ne parleremo, e abbiamo fatto il kit di sopravvivenza. 3 ore, 3 giorni, perfetto. Sì, contando che le torce elettriche rientrano nella segnalazione, ma servono anche a illuminarti. E io aggiungerei anche un'altra cosa in più, dei cutting tools, quindi degli strumenti come coltelli, seghetti, anche semplicemente il classico coltellino svizzero, che se lo sai usare ti svolta la vita. Potete anche abbatterci un albero se sapete usarlo. Fa parte di fuoco e riparo. Fa parte di fuoco e riparo, sì. Prende il coltello, perché senza il coltello fai poco. Ma qua bisogna essere schematici, perché poi la gente, ma Barlo non mi ha detto di portarmi il coltello, mi ha detto solo di portarmi il fuoco. Ma bambini, allora stiamo precisi. dobbiamo considerare che ognuno di questi qui va sviscerato. E poi un altro criterio importante del kit di sopravvivenza è che ogni oggetto avrà più usi. Quindi se io ho il kit di sopravvivenza in una busta Ziploc per tenerlo asciutto, quella busta Ziploc mi può servire per trasportare 1 litro d'acqua. Certo, poi ovvio che è sempre meglio avere una borraccia di metallo che può essere scaldata direttamente sul fuoco, può essere agganciata, diventa anche un'arma contundente se vuoi picchiare gli uccellini al posto di prenderli all'amo, eccetera eccetera. Però esatto, se ogni oggetto prende più funzioni o sappiamo come usare un oggetto in più situazioni, è meglio. Ecco, la differenza tra sopravvivere e perire è sicuramente anche mentale. Intanto bisogna avere la volontà di sopravvivere, la volontà di non lasciarsi sopraffare dagli eventi, quindi non deprimersi, non scoraggiarsi, eccetera. E poi qui dentro ci sono le conoscenze, cioè le cose che io so, che sono un kit di sopravvivenza enorme e che possono salvarti la vita e non puoi perdere. Non è che se perdo
il kit di sopravvivenza, poi non mi ricordo più esatto come si fanno determinate cose. Perché ho perso il coltello, però io so che prendo due pietre, le scheggio, con quel sasso scheggiato posso farci una sorta di lama improvvisata, eccetera. Quindi la prima cosa è sapere, la conoscenza è potere. Poi, se abbiamo anche da investire, io non dico tanto, io direi di stare nei 50 euro. Con le cose che abbiamo a casa e quelle poche cose che mancano le possiamo comprare magari online o magari semplicemente in ferramenta, e non si parla di andare in armerie specializzate, ma andare in un normalissimo ferramenta o un normalissimo negozio dove si vende un po' di tutto, no? Questi bazar che adesso vanno tanti di moda. Come? 50 euro ci stai largo. 50 euro ci stai largo e hai comunque una sicurezza in più, perché ok essere preparato, ma va bene anche avere dell'attrezzatura a cui puoi affidarci la tua vita. Questo è un coltellino che è un kit di sopravvivenza e in totale sarà compreso il coltello 35 euro di costo. Ma quello è un mora? Un coltello questo svedese? Ora sì, perché a noi ci piacciono le more. Il Companion. Io invece ho il Robust, 12 euro ragazzi, e presente anche un martello di plastica durissima che rompe i sassi. Quindi voglio dire, non serve il coltello da Rambo per sopravvivere, servono 12 euro, sono due pacchetti di sigarette, per dire. Certamente, ci sono coltelli magari anche migliori del mio mora o del tuo mora, però ci sono anche coltelli che spendi 10 volte tanto e a stento hai le stesse prestazioni. Esatto, quindi non era per fare la marchettata al mora, ma era per dire non vi spaventate, vogliamo solo proporvi delle idee per gli appassionati e chi vuole appassionarsi a questa cosa, ma soprattutto studiate le tecniche. Io vi consiglio intanto due libri, ma ce ne sono moltissimi che potete trovare. Allora, intanto che aspettate di fare il vostro primo EDC o di migliorare il vostro EDC già esistente o di scrivere nei commenti se abbiamo dimenticato qualcosa nel nostro EDC che presenteremo qua su YouTube nel prossimo video, vi consiglio un paio di letture. Military Survival, l'Airone, ok? L'edizione Airone di Chris McNabb, che credo che sia di origine irlandese, che vi dà un attimo una piccola panoramica su diverse tecniche da usare in outdoor, non tutte, ma diverse, insomma, tante cose che fa bene sapere. Invece il nostro nostranissimo Bushcraft di Paolo Botton, trovate il suo canale YouTube, Bang 9x21 si chiama, su Instagram lui è Bushcraft Paolo, il libro è molto bello, non ve lo faccio vedere perché è illustrato, ci sono delle bellissime fotografie a colori, è molto didattico. Compratevelo perché è un'ottima lettura. Oltre ovviamente a seguire tutti i video già pubblicati da Taprak Bang. Pensate, si serieggia sulle cose scherzose. Pensate che io sono fan di Taprak Bang da prima di diventare uno YouTuber, quindi ci sarà un motivo. Quindi noi ci vediamo settimana prossima con l'EDC che lo possiamo costruire insieme. Ciao. Ciao.